Siamo ai Brindisi perché si è concluso il Gran Etico Design Award con la vittoria, insomma, dei primi vincitori. Però il lavoro non si ferma qui, anzi, sono già stati annunciati i bandi per il nuovo award, che invece è dedicato al food. Ed è importante trasferire cultura in questo argomento e soprattutto, insomma, che le aziende si iscrivano. È molto importante perché abbiamo lanciato questa prima edizione del Design Ethical Food Design e stiamo fondamentalmente comunicando quelli che sono i criteri legati all'aspetto etico, diciamo, che le aziende seguono nel corso della loro attività. Per cui noi avremo una parte in cui selezioniamo direttamente come board le aziende, ma ci aspettiamo che arrivino candidature proprio in funzione dei criteri che andremo a comunicare. Per cui ci sarà anche una parte di sito in cui comunichiamo questi valori in modo tale che si possano andare a vedere. Sergio Costa, qual è il ruolo di Plana e perché è indispensabile che iniziamo, insomma, a pensare a una forma etica di fare design? Il campo dell'alimentazione è un campo, direi, principale per la persona. La persona, se è vero che dove vive, quello che mangia, è evidente che l'alimentazione è una parte preponderante. Noi ci occupiamo di etica ormai dal 1993 e di conseguenza sappiamo l'importanza che il cibo ha sulla persona, i riflessi che può avere, positivi e negativi. Avendo una collaborazione con l'Associazione del Design Industriale e con partecipanti del nostro board come Paolo Barichella, Mauro Olivieri, che ne fanno parte in maniera orgogliosa da parte mia come ricercatori scientifici della parte food, e aiutati da AIDA, che è una componente new entry per noi ma sostanziale per quanto riguarda la comunicazione, contiamo di arrivare al primo premio del food design con un presupposto molto positivo per differenziarci da tutti i premi che ci sono nel campo del food, non tutti, devo dire purtroppo, che riguardano l'aspetto etico e quindi la sostenibilità. Quindi prodotto, processo, cibo e comunicazione, per chiudere il cerchio virtuoso. Non poteva mancare l'aspetto comunicazionale, come diceva Sergio, cercheremo di dare struttura e sostanza al nuovo progetto dell'associazione Plana, ma cercheremo anche ad aiutare l'associazione a divulgare questi valori, perché il prodotto può essere bello, può essere funzionale, può essere sostenibile, ma se rimane confinato nello scaffale questi valori non vengono colti poi dai consumatori o di chi ogni giorno fruisce appunto questi prodotti. L'alimentazione, di tutti i prodotti di cui possiamo parlare, è inutile dirlo, rappresenta appunto il tema più importante. Il food è uno dei settori più importanti sia per il comparto Italia ma sia per la vita dell'uomo, per cui noi di AIDA siamo orgogliosi di continuare a contribuire a diffondere questi valori insieme a Plana, insieme all'ADI, insieme a chiunque voglia in qualche modo aiutarci. In sintesi, cioè in pillole, come si fa a essere etici nel cibo? Bisogna seguire dei principi che sono dettati da valori, quindi i valori sono principalmente legati dalle scelte che si fanno e le scelte vengono operate dal designer e dall'imprenditore, per cui è lì che si decide se utilizzare un certo tipo di materiale, se quel materiale è sostenibile oppure no, per cui alla fine è sempre una questione di scelte e a volte sono scelte che, come dire, sono anche meno remunerative dal punto di vista economico, però come dire, a lungo periodo sono scelte che poi alla fine pagano. Plana, insomma, osservatorio privilegiato, come siamo oggi rispetto, insomma, siamo andati avanti o siamo andati indietro rispetto al tema etico? Se pensiamo che la prima ricerca fatta da Barichella e Olivieri risale al 2004 e oggi siamo al 2019, sono passati 15 anni praticamente, cosa stiamo parlando? Di un settimo di secolo, e che oggi in 15 anni significa comunque un secolo dei secoli vecchi. Passato tantissimo tempo e quindi questa cosa ha dato la possibilità di maturare esperienze, di maturare nel frattempo conoscenze che ci portano oggi a poter dire che facciamo un premio basato su delle certezze e non su delle ipotesi. Per cambiare comunque la cultura c'è bisogno di dottrinare, diciamo, i consumatori, quindi non solo gli addetti ai lavori ma anche il grande pubblico. Cosa farai, Ida, nel senso?
Beh, innanzitutto continueremo nella nostra missione. Abbiamo iniziato a parlare di comunicazione ambientale quando né le aziende né i consumatori erano pronti a cogliere questa sfida. Adesso che invece tutti siamo più sensibili, la crisi ci aiuta anche in questo senso, le aziende investono nella sostenibilità e vediamo come sia l'ordine del giorno il tema dell'economia circolare. Noi abbiamo un vantaggio competitivo importante e dobbiamo sfruttarlo ovviamente. Quindi direi che insomma di concludere augurandoci che siano tantissime le candidature e che questo sia l'inizio di una grande serie. Grazie.